Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, ragazzi, sì, nuova inquadratura, nuova postazione, per il semplice fatto che mi hanno spostato nuovamente per lavoro, quindi sono ritornato nuovamente in sede. Ma al di là di questo, parliamo del Black Friday, ragazzi. Sì, avete letto il titolo? Sì, il Black Friday quest'anno ha preso anche il vostro carissimo Mitico Snake. E devo dire che ho fatto due acquisti con sconti davvero eccezionali. E se avete letto l'intero titolo, beh, sì, questo sarà un unboxing gugloso. Ma iniziamo subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, beh, eccoci qua. La sigla è finita. Adesso partiamo. Quindi li tengo qui a terra a fianco a me, ma li prenderò uno per volta. I prodotti ne sono due. Allora, partiamo da primo ed è un Google Chromecast. Non so se la fotocamera riesce a mettere a fuoco, ma sì, un Google Chromecast versione 2, se non sbaglio. Beh, devo dire che su questo Google Chromecast io ci stavo dietro da un bel po' di tempo. Volevo acquistarlo e finalmente l'ho fatto. Però non li ho acquistati direttamente su internet, ma li ho acquistati direttamente in un negozio fisico, ovvero Media World. Quindi mi sono recato al Media World e ho fatto il mio acquisto. Allora, andiamo ad aprirlo. Ci siamo quasi. Beh, il momento quando si tolgono le pellicole dalle confezioni è sempre un gran momento. Allora, sì. Adesso da dove che iniziamo? Allora, sì. Partiamo dalla parte inferiore, credo. Allora, ragazzi, un attimino che devo trovare l'apertura perché non la trovo. Allora, non vorrei rompere l'apertura perché ci tengo. Ah, ecco qua. Ci sono riuscito finalmente. Allora, prima scatolina da parte e andiamo ad aprire. Wow, ragazzi, anche la confezione la dice tutta. Beh, devo dire che è veramente un packaging. Quindi questa qua è la Google Chromecast. Ma vediamo un po' l'intero contenuto. Beh, oltre alla Google Chromecast, vediamo un attimino. Intanto eccola qua, ve la faccio vedere un pochino più da vicino. Devo dire che il packaging è veramente, veramente messo bene. Allora, vediamo un po' cosa offre la confezione. La confezione offre, beh, oltre al solito manuale delle istruzioni che a me poco servirà, devo dire che riprende tutti i colori del motore di ricerca Google. Beh, questa cosa mi piace davvero. Quindi, manuali, manuali. E all'interno troviamo un alimentatore da parete con cavetto USB. Sì, micro USB vabbè, chi se ne frega. Ah, sì, da 1 ampere, ragazzi, da 1 ampere, quindi cavetto e alimentatore da parete. Poi magari se riesco in questo video farò anche la prima configurazione, ma beh, devo dire che è fatto veramente molto molto bene, dai. Mi piace, mi piace. Allora, mettiamo questo da parte nel frattempo e prendiamo l'ultimo dispositivo che ho comprato, il pezzo grosso, ragazzi, anche perché la versione, vabbè, vediamolo prima. E ci siete? Ci siete, ragazzi? E oppla, eccolo qua, ragazzi, sì, Google Home. Allora, vi spiego un po' questa cosa. Io ero intenzionato ad acquistare il Google Home Mini, e Google Home Mini purtroppo non era più disponibile a Media World, quindi ero un po' indeciso se comprarlo o meno questo qua. Poi alla fine ho detto: ma vabbè, proviamolo, magari comincerò ad integrare via questo. Comincerò ad integrare un po' di domotica all'interno della mia cameretta quando ritornerò a Napoli. Allora, beh, vedo, togliamo le protezioni. Ok, prima da un lato, prima dall'altro. Ops. Allora, ecco qua, comincio ad aprirlo piano piano. Eccolo qua. Allora, ragazzi, la cosa bella è che vi faccio vedere un particolare.
In atto alla confezione troviamo il logo Google. Beh, è una cosa fantastica. Allora, apriamo nuovamente, mettiamo la confezione da parte e... No ragazzi, questa ve la devo far vedere. Qui abbiamo una levetta in tessuto e, ragazzi, wow, fantastico. Ragazzi, beh, confezione davvero fatta molto molto bene. Beh, queste confezioni a me come piacciono molto, veramente mi piacciono molto. Allora, ma andiamo al succo. Allora, abbiamo il Google Home. Beh ragazzi, veramente fantastico, davvero fantastico. Ok, ok. Allora, vediamo l'intero contenuto della confezione. Allora, beh, tutti i manuali di istruzione, come spiega la, come utilizzarlo. E poi all'interno troviamo, no ragazzi, anche qui i particolari delle confezioni, beh, davvero fantastici. Allora, mettiamo questi da parte e ok. Alimentatori, beh, anche l'alimentatore ragazzi è una figata, logo Google, davvero dai, fantastici. Se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto ragazzi, parte l'animazione che sta a ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, e soprattutto condividete questi video perché aiutano molto. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, perché tutte le novità passano prima da Instagram e poi al canale YouTube. In questo caso non sono passati da Instagram perché ho fatto direttamente acquisto unboxing, quindi non ho spoilerato nulla. Un'altra cosa ragazzi, qua in basso aspetto di sapere la vostra sui miei acquisti, e cosa ne pensate, se ho fatto bene o fatto male, fatemelo sapere qua in basso nei commenti. E noi come sempre ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Intanto io vado a configurarli. Ciao.